qui per noi. Volano, sono i nostri eroi. Sogna l'USA, l'entra la città, per l'Ulecce brucia l'anima. E per l'Ulecce ale, urla e gioia quando segnerà, lacrime dal petto se si perderà. Giallo rosso e fede all'anima, per l'Ulecce brucia l'anima. E per l'Ulecce ale. Buonasera, buonasera a tutti, siamo in diretta giovedì 5 ottobre alle ore 20:56 perché alle 21 abbiamo già il primo ospite. Con me questa sera ci sono Carlo e Andrea, ciao ragazzi. Buonasera, ciao a tutti. Ciao Filippo, facciamo un anno di questa trasmissione, perché come ieri era un anno di questa trasmissione. Serale. Tanti auguri a noi allora. Come ieri era un anno di questa trasmissione, chi ci guarda in differita su YouTube, lo dico, allora, siamo online sulla piattaforma Viola per seguirci in diretta, quindi su Twitch ci dovete seguire, non su YouTube che sono solo delle differite, ragazzi. Siamo carichi, chat, siamo carichi. Ciao Daniele, ciao Jack, ciao LR88UL, Luca Marelli in studio, sì, ci collegheremo con Luca Marelli in studio. Ciao Sandro, buonasera a te. Se è possibile un po' di volume, più di così non è possibile. Sto già urlando troppo in camera mia. Buonasera Belli, domani mattina alle 5:45 si parte per Lecce. Grande bravo, Carlo. Bravo. Buonasera Mattia e Maria 04, buonasera a voi. Allora, fra tre minuti arriva già il nostro primo ospite. Allora, quindi... Filippo, Carlo, scusami, sì. Scusami, a che ora ci sta il giornalista di Sassuolo? Perché qua dipende la partita. Alle 22. Alle 22. Allora facciamo un piccolo briefing. Allora vi ricordo che contro la Juve io non ho partecipato alla trasmissione, giusto? Sì. E abbiamo perso. Sì. Col Napoli non l'abbiamo fatta. Col Napoli non l'abbiamo fatta. Quindi almeno, abbiamo vinto contro Genoa Salernità non avevamo ospite, però Salernità da Salerno. A Salerno, però abbiamo trattato bene i precedenti ospiti giornalisti delle squadre appunto con cui ci scontravamo. Vabbè, Carlo, comunque se ti posso dire cerchiamo di trattarlo bene nel senso di elogiare la sua squadra, perché se facciamo come facemmo con quello del Verona l'anno scorso, perdimo. Quindi Sassuolo, squadra forte, tifosi superlativi. Sì, ma il tipo di Sassuolo non è di Sassuolo, segue il Sassuolo, ma vabbè, non ce n'è. È di Casarano, dobbiamo... no? Di dove è Filippo? Non è di. Quello dell'altro anno. Non ti ricordi, Carlo, che è di qua? Sì, l'anno scorso. Sì, sì. Quindi voglio dire. Di Casarano. Cristiano, voglio dire. Sì, di Casarano. Se non sbaglio, voi possiamo... cosa c'è da dire contro la Sassuolo? Cioè, no, abbiamo un problema con ognuno. Quello di che tratta il Sassuolo verrà brutalmente impostato da Carlo. Da quello che abbiamo detto. No, io invece lo tratterò benissimo. Carlo, perdonami, dobbiamo chiudere il discorso. Vai, scusa. Marelli. Carlo è bloccato su Twitter da Luca Marelli. Quest'altro è un altro problema che dobbiamo risolvere. E poi abbiamo anche un ospite francese che stiamo dibattendo sulla pronuncia. Quindi ogni ospite ha un problema, però speriamo di superare tutti i problemi di questa sera. Tanto però mi sta mettendo ansia questa corsa. Dai, cominciamo. Un'ansia. Allora, Carlo, stiamo facendo la corsa perché questa sera abbiamo grandi ospiti, grandi contenuti, e il vero prepartita sarà domani mattina alle 11 e ci sarò io in diretta perché Mura non c'è. Quindi se volete parlare di calcio vero, giocarlo domani alle 11. Stasera abbiamo ospiti, abbiamo contenuti. Allora, quando tornerà Banda dopo la sosta? Subito Carlo, che è praticamente fra 20 giorni, perché giochiamo oggi il 5 ottobre, poi giochiamo lunedì 23, quindi c'è, mamma mia, per fortuna un po' di vacanze, ragazzi, dai, ci sta un weekend di stop, speriamo di approcciarlo bene con se vinciamo ci sta, se vinciamo, perdiamo anche ci sta. Grazie a Quarta per l'abbonamento, rieccoci, sperando sia di buon auspicio per domani, speriamo. Elogiamo il Sassuolo, ma ci dici, Carlo, forse Lecce sempre contro le squadre cuscinetto. Ragazzi, capite perché è tutta scaramanzia. Ragazzi, abbonamento Amazon Prime, abbonamento gratuito, vi mando il comando in chat, se non vi abbonate fate voi, se poi vi partono 50.000 pubblicità mentre ci sono gli ospiti non parte il comando.
Stasera si approccia malissimo la serata, non mi sta partendo il comando in chat, però fate finta che ci sia. Insomma, non vedete le pubblicità, avremo grandi ospiti. No, non cacciate i soldi, non cacciate i soldi perché con Amazon Prime è gratuito. Noi non abbiamo poi, mai se li volete di... cacciare, vuol dire volete nessuno vi vieta di farlo. Io non vi ho mai invitato a cacciare 4 euro, assolutamente. Con Amazon Prime è gratuito nel 2023. Molta gente ha Amazon Prime, ma secondo me non tutti quelli che hanno Amazon Prime si abbonano a noi. No. No. Ma chi non ce l'ha Amazon Prime, perdonatemi. Cioè, davvero c'è qualcuno che non ce l'ha? C'è qualcuno, dai. Andrea, mo, non è che per forza tutti dobbiamo essere omologati ad Amazon Prime. Ci sarà qualcuno, però quindi tu non ce l'hai, stai dicendo questo? Io non ce l'ho Amazon Prime, io, io usufruisco dell'Amazon Prime di mia sorella, lei lo sa, ho la password. Vediamo il primo ospite di serata, Carlo, ti fermo. E con noi l'agente di Valentin Jeandré, Bruno Satin. Buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera a tutti. Buonasera. Spero di aver indovinato la pronuncia, noi a Lecce col francese siamo rovinati. Perché? Perché Blin Jeandré lo diciamo in maniera tremenda, Udin, quindi spero di aver indovinato tutte le pronunce, se non faccia finta che non ho detto nulla. Andiamo subito ai contenuti, Andrea. Sì, ciao, buonasera Bruno. Io ti volevo chiedere subito, diciamo, partendo un po', no, dal tuo assistito, che inizio di stagione stai vedendo per Valentin Jeandré e che stagione ti aspetti da lui, perché io credo che questa possa essere un po' la stagione della sua consacrazione, no? Immagino, ve lo siete anche detti, un po' la stagione di conferma dopo l'ottimo campionato dell'anno scorso, quindi che cosa ti aspetti da lui e che se già sta mantenendo le attese? Ma credo che da quando è arrivato a Lecce ha fatto un percorso sempre in crescita, primo anno in B e dopo l'anno scorso con il fatto di rimanere un anno in più in Serie A, che è sempre la cosa più importante a Lecce. Dunque, ovviamente a livello personale ci aspettiamo una conferma con la squadra, speriamo che forse il Lecce non avrà da soffrire fino alla fine per rimanere in Serie A, perché ricordiamo tutti che gli ultimi punti l'anno scorso sono stati difficili da raccogliere. È iniziato bene la stagione, un po' peccato sabato scorso il 4-0 contro il Napoli era più forte, però 4-0 fa una sconfitta pesante, però è così, il Napoli era più forte e è più importante concentrarsi per la prossima partita domani contro il Sassuolo. Carlo. Buonasera, io invece faccio due passi indietro, vado al debutto di Jeandré con Lecce, e se non vado errato fu nell'amichevole estiva con quella squadra olandese di cui non ricordo il nome. L'Herenveen. Lo stavamo conoscendo anche noi in quell'occasione, no? E io ricordo che fu un debutto disastroso, cioè lui fece male sostanzialmente. Allora mi chiedo cosa ha pensato del debutto Jeandré quel giorno lì. E cosa hai pensato tu, Bruno? Cosa gli hai detto? No, però questo inizio difficile, no, sinceramente non lo ricordo perché purtroppo sto facendo questo mestiere da 35 anni e ho gestito qualche calciatore nella carriera, dunque non mi ricordo da tutti gli inizi di stagione amichevole dei nostri giocatori. Dunque, devo dire, non ero specialmente nervoso perché c'ho un certo tipo di rapporto con Pantaleo Corvino e dunque ci conosciamo da tanto, lui si fida e quando gli ho ricomendato questo ragazzo perché aveva anche delle condizioni economiche abbastanza abbordabili, diciamo, e dunque lui ha capito che poteva essere interessante, un ragazzo giovane da sviluppare ovviamente, però dunque una volta di più si è fidato bene il fiuto
del grande Corvino e dopo Valentin è riuscito poco a poco ad imparare, ha imparato molto e adesso quasi diventa uno dei leader di Certo. Lecce. Poi è stato anche un percorso sorprendente perché la prima stagione Lecce aveva acquistato anche Calabresi, che sulla carta era un calciatore più esperto nel campionato italiano, aveva giocato molto di più. Se lo aspettava un percorso del genere perché ha scalato tutte le gerarchie possibili, insomma. Sì, allora è stata una situazione particolare perché sì, ovviamente c'era Calabresi che poteva giocare sia centrale che terzino, però come lui aveva conosciuto Calabresi all'Amiens, sapeva che non era un fenomeno e dunque pensava che era una sfida possibile per lui vincere il posto e giocare al posto di Calabresi. Dunque, è stata la sua motivazione, dimostrare che poteva giocare e fare il titolare a Lecce. Andrea, tutto a posto? Ci sei? Sì, no, c'è un problema di connessione, però dovrebbero essere Sì, ti tutti sentiamo tranquilli. bene, ti La sentiamo domanda ce bene, l'hai, però? Sì, io volevo parlare un attimo di mercato, no? Cioè, quest'estate c'è stato qualche voce, qualche interessamento, probabilmente, o comunque qualche voce di interessamento per Valentine. Volevo sapere, è vero, cioè, qualcuno ha bussato alla vostra porta e vi hanno chiesto informazioni sul giocatore? Ci sono stati sondaggi oppure erano solo voci e niente di concreto? No, no, assolutamente, perché ovviamente Valentin è arrivato non a caso, però è stata una sorpresa che è arrivato fino alla nazionale Under 21 con la Francia in l'Europei in Romania e dunque gli ha dato un po' di pubblicità, ovviamente, e varie squadre si sono informate per sapere come poteva essere il deal. Però alla fine le squadre importanti in Francia che l'hanno cercato non erano pronte a spendere un certo livello di transfer e noi ci abbiamo un discorso, un dialogo con la società sempre abbastanza diretto e dunque sappiamo che fino a un certo punto il Lecce non può neanche studiare la possibilità di lasciare Valentin. Ma c'era Vai, qualche, scusami vai. Filippo, qualche scuola italiana o solo scuole francesi? No, in Italia c'è stato un interessamento un po' più importante da parte del Sassuolo, che alla fine si è Ah. buttato su un altro giocatore del Feyenoord. Credo Pedersen si chiama Pedersen, sì, sì, Pedersen. esatto. E dunque no, le altre squadre erano all'estero, Francia, Germania, anche in Inghilterra un paio di sondaggi abbiamo avuto, però non è andato più lontano. Però sappiamo che è veramente un ragazzo che è arrivato tranquillo e senza rumore e sappiamo che ogni stagione è cresciuto. E speriamo che lo faccia anche quest'anno, che poco a poco può arrivare, perché anche nella nostra nazionale a destra come terzini stanno giocando due centrali. Dunque vuol dire che forse sì, lui fa bene, anche la possibilità di arrivare fino alla nazionale. Allora, qui leggo su Transfermarkt e chiedo conferma. Scadenza contrattuale il prossimo giugno, opzione rinnovo 2 anni società, quindi immagino rinnovo unilaterale. È così? Cioè il Lecce ha un'opzione unilaterale per il rinnovo? Ci sono contatti in corso per un rinnovo? Sì, no, c'è l'opzione, diciamo, quasi automatica, però siamo discutendo con la società. Ma Insomma, basta avanza. beh, sì. Ma se io non mi ricordo quanto fu pagato scendere da Lecce, ma comunque acqua passata. Ma se dovesse oggi bussare alla porta una squadra, tu quanto lo valuti il tuo giocatore? Quanto vale oggi scendere, secondo te? Fermo restando che questo dovrebbe essere per me l'anno della consacrazione, no? Perché se fa bene questo, è un giocatore consacrato.
da Serie A, possiamo dire così. Quanto pensi che possa valere se dovesse andare tutto bene da qui a giugno? Ma guarda, è sempre questo prezzo va fissato dalla società. Io non mi permetto, ognuno fa il suo lavoro. Io rappresento il calciatore, dopo parlo con delle società. Se uno mi dice: ok, noi cerchiamo un terzino destro con delle caratteristiche e che Valentin può essere questo calciatore, vediamo, e dopo mettiamo le società in contatto con il Lecce, e alla fine è sempre la società che dice: ok, noi, a noi interessa, perché il Lecce, come sapete, l'ha preso quasi a zero, c'è solo un 10% per l'ex società, vuol dire che in ogni caso è un affarone. Dunque, però, Certo. come era stato l'operazione di Jumland, che Lecce l'aveva acquistato a pochi soldi, l'ha rivenduto molto bene allo Sporting. Dunque, speriamo che nel caso in cui Valentin vada via, possa essere un'operazione anche interessante per il Lecce, per consolidare ancora di più la squadra e la posizione in Serie A. Jack dalla chat chiede: secondo lei quanti margini di miglioramento ha Valentin? Ma per me è già cresciuto tanto, è già cresciuto tanto, e lo vedo con più, è molto più sereno, è molto più tranquillo nei spazi piccoli, con la palla nei piedi, tecnicamente molto più sicuro. E adesso arriva, lui sa di dover migliorare nella fase offensiva, ok? Ha la fisicità per proponersi tanto sulla fascia, e c'è anche da considerare che ci sono tante squadre che giocano con tre centrali, cioè uno come lui deve avere la facoltà di spingere sulla fascia. Dunque deve migliorare questa fase offensiva, deve avere la capacità di saltare l'uomo, di fare un cross, però è già migliorato tanto, sinceramente. E dopo ci sono le considerazioni tattiche, anche quello che chiede il mister, quello che chiedeva Baroni, adesso quello che chiede D'Aversa, però devo dire che non è stato molto facile, perché fino all'anno scorso giocava Strefezza di fronte a lui, e Strefezza fa sempre la stessa cosa: prende il palo di piede, entra dentro. Non cercava tanto di fare il gioco in combinazione con Valentin, quando Valentin va dietro di lui, con la possibilità di sbordare e di fare un cross. E mi sembra che Almqvist sia un po' il stesso tipo di giocatore: approfitta dal fatto che Valentin fa la corsa sull'ala destra, però cerca più di entrare dentro dell'area di gol, di mettersi in posizione di tiro. Dunque, però sappiamo, credo che abbia già migliorato tanto, però credo che a livello offensivo, livello di qualità di cross, sicuramente deve ancora far qualcosa in più. Eh sì. L'ha Però il cross per Kristovic, già lì, fatto lui. no, già lì si vede qualche miglioramento, perché è una palla giusta, dosata, messa bene, quindi no, probabilmente sta lavorando anche su questo aspetto. Sì, assolutamente, tutti i giorni, perché lo sa, però l'anno scorso già aveva da già dato un paio di palle gol, però no, che non sono state convertite, purtroppo. Dunque, erano degli quasi assist, dunque, di expected assist, come Esatto. dicono oggi. Dunque, però aveva fatto la cosa giusta. Però adesso è molto molto più fiducioso nella sua qualità tecnica, è molto più tranquillo, sereno, e questo gli dà. È anche vero che quando c'è un 9 con la qualità di questo Kristovic, sicuramente
è qualcosa, mi piace molto questo 9. Non so come lo vedete voi, però No, vediamo bene. Bene, lo lo vediamo. vedo, ha pescato il nuovo Vucinic, non so dove, però mi sembra forte. A me mi è piaciuto. Ero a Monza 2 settimane fa e ho visto movimenti, è forte, permette a tutta la squadra di montare, mi piace molto. Invece il ballottaggio con Venuti, cosa ne pensi? Venuti non lo conosco, non mi posso permettere di giudicare o di dire qualsiasi cosa perché non lo conosco e noi chiaramente siamo tifosi di nostri assistiti, dunque speriamo che Valentin continui a giocare, che il ballottaggio lo vince lui e che gioca sempre. Quando è possibile, che gioca di più. Io, quando ha fatto il turnover contro la Juve, ero incazzato nel senso che ragazzi di quest'età e che sono in piena forma, che lavorano molto fisicamente, se non sono capaci di fare 3 partite in 8 giorni, ma dai, non scherzare, possono giocarle. Se sei un pezzo importante, un punto fermo della tua squadra, devi iniziare le partite. Andrea, l'ultima domanda? Sì, io in realtà una curiosità volevo. Prima Bruno ha accennato, no, all'affare del Lecce, Ciandré. Volevo sapere se ci puoi raccontare esattamente come è andata, cioè come è nata questa idea Ciandré a Lecce, e poi se nella tua carriera, o anche adesso, non lo so, c'è qualche affare in procinto con Corvino, o c'è stato magari qualche nome che hai proposto, qualche aneddoto da curioso da raccontarci con Corvino, visto che comunque avete lavorato insieme. No, ma con Corvino ci siamo conosciuti più di 20 anni fa e dunque ovviamente c'è questa amicizia, rapporto di stima e dunque anche se non abbiamo, ho fatto un paio di operazioni con Pantaleo quando era la Fiorentina, ad esempio ho rappresentato Stefano Pioli che è stato l'allenatore quando Pantaleo era il direttore alla Fiore. Però Valentin è arrivato, bah, avevo saputo che il Lecce cercava un terzino destro e avevo fatto il nome al direttore. Valentin aveva giocato nella stagione prima, aveva giocato una ventina di partite con la Mies, aveva giocato sia da terzino o Decentrale. centrale. E dunque costava quasi zero e dunque ho detto a Pantaleo che valeva la pena di fare questa scommessa perché costava poco, era giovane, francese, aveva la possibilità di svilupparsi, però soprattutto che era un ragazzo molto serio, applicato, che aveva voglia di imparare, di migliorare e alla fine credo che è rimasto molto contento e anche col rapporto che ci abbiamo, ogni volta che c'è un calciatore in Francia mi chiede un parere, cosa ne penso, mi ha chiamato prima di firmare un TT, l'agente di un TT e che un ex ragazzo mio, Arturo Canales, mi aveva anche chiesto a me cosa pensavo del Lecce, se era la società giusta per rilanciarsi. Dunque, è un po' il vantaggio di essere con un po' di esperienza in questo business. Salutiamo con questo messaggio di Anfresco, uno studente che scrive: in una partita persa come quella contro il Napoli, al 25esimo Gendré ha fatto una bellissima giocata per smarcarsi. Questo denota non solo qualità, ma anche maturità e tenacia. Speriamo di rivederci Vero. presto, magari speriamo di rivederci prima, nel senso, almeno fino a giugno resta, no? Cioè, fino a giugno resta. Ma sì, Qua vedremo, Ma sì. come vedremo, Penso Bruno? di sì, perché il Lecce è l'anno della riconferma, ha bisogno di essere molto solido, però so anche che a livello economico il Lecce ha sempre bisogno di vendere e lo sanno tutte le società pure. Dunque,
e Pantaleo sempre ascolta e ascolterà, però mi sembra che adesso ci sono due altri pezzi importanti che si stanno sviluppando e che il giorno sì, c'è un transfer sui vari Christovic, Dorgu, possa essere transfer importanti anche per questi giocatori. Grazie Grazie Bruno, alla prossima. a voi. Ciao, grazie mille. Grazie a voi, ciao. Carlo, Quindi il abbiamo 10 minuti. Sassuolo ha cercato Gianandrea, hai visto? Sassuolo ha cercato Ti ho Gendrè. dato il Squadra. titolo, Filippo. Scrivi questa Spare, italiano Sassuolo. Titolo. Pazzia E spalle poi da ha sterzi. preso un altro terzino, no? Che E domani lo, potrebbe la... giocare, che domani potrebbe giocare Pedersen, tra l'altro. Ma che a posto di Laurentè, chi è No, quello? Carlo, no, Pedersen è Laurentè un gioca terzino, avanti. Laurentè è un esterno offensivo, quindi insomma, Ah, Laurentè volevo gioca dire avanti. Toyan, come si chiama? Toglian, Toglian. Sì, Sì. mi sono sbagliato, mi Grazie sono Damians e sbagliato. Ha Fiordi per studiato, l'abbonamento. Il eh? Carlo. comando questa sera non funziona, però con Amazon Carlo ha Prime è caduto. studiato, Carlo ha Ho studiato la formazione studiato, Sassuolo. non è che ho studiato, diciamo che è una cultura di base che è superiore a quella di Vittorio Murra per quanto riguarda Vabbè, non è vero. Un il saluto a Vittorio calcio Mura che ci segue attuale. sempre. Anche questo piatto c'è una cultura di base di calcio. Vergogna Sperti, affermazioni veramente vergognose. Rocco Sergio sì, Pinamonti ha Conzesal. recuperato. Per Vittorio Mura il Sassuolo sta in C2. E lui è rimasto al calcio in cui il Sassuolo stava in C2. Gli manca tutto sto pezzo ultimo. Il Sassuolo ha cercato gli sconti estivi, ma Corvino non è fessa. Ma Allora, credo che Pedersen l'abbiano pagato, se non sbaglio. l'hanno pagato il buon Pedersen, l'hanno pagato. Vediamo un po' su internet. Il Sassuolo vuole comprare a prezzi folli, e vuole vendere a prezzi Vendere. folli e comprare a 4 soldi. Beh, ragazzi, Allora, anche noi in realtà facciamo sta cosa. partita di domani. Facciamo la formazione. Ma io posso fare una domanda, un attimo, una No, domanda fermo. all'utente in Andrea, chat? No, no, fermo. una domanda. Vai. Ma a voi DAZN sta funzionando? Perché a me non sta funzionando. Cioè, pensavo fosse la connessione, invece non era. Cioè, dalle 7 non va DAZN. Prova a vedermi Europa League, niente, niente. Andrea, però abbiamo Luca Marelli nel backstage, poi non è tecnico DAZN, è commentatore Infatti, DAZN, quindi lavora non DAZN. glielo puoi Che c'entra? chiedere, però Che c'entra? io glielo chiederei, Andrea. Non lavora per DAZN, non. È con noi Luca Marelli, commentatore arbitrale per DAZN. Buonasera e grazie davvero per Buonasera. essere con noi questa sera. Ciao a tutti, diamoci pure del tuo. Vabbè, allora ad Perfetto, Andrea non sta funzionando DAZN stasera. Iniziamo perfetto. Vabbè. subito. Non è È colpa mia. incredibile. Lo so, infatti lo dicevo prima, non è purtroppo. Ringraziamo anche DAZN. Allora, Luca, io sono super informato, nel senso che ho visto tutto su DAZN a livello arbitrale, sia le puntate con Rocchi, sia le dirette con i commenti in diretta. Ho visto anche su Twitter i commenti alla designazione arbitrale. Mannaggia, è Si è caduto scollegato il microfono, il il dispositivo. video. Però sembrava la connessione fosse buona, Ma no? io infatti è strano, lo vedo nel backstage, ma non. DAZN l'ha Ah. tolto. E DAZN ci ha dato subito il copyright, pazzesco. Ma non credo, dai. Non si può dare un'opportunità agli Stoschi. Gli Stoschi non è neppure Dai convocato, ragazzi, quindi ragazzi, non totalmente scherziamo, fuori, eh. fuori. C'ho più possibilità di scendere in campo, sinceramente. Tra me e gli Stoschi ci sono più possibilità di scendere Ci risiamo. Eccoci. io. Scusate, ho fatto un casino. Ho L'importante è aver risolto. Allora, io volevo dire che voglio fare una domanda un po' particolare, nel senso che le cose generali abbiamo già le nostre risposte, sia sui casi arbitrali controversi su Lecce, le risposte in diretta, sia ad esempio ho letto sul profilo Twitter il commento alla designazione, molto interessante. Invece ho una domanda particolarmente tecnica a cui non ho mai, insomma, ricevuto una risposta. Ho visto gli audio della partita del Lecce, espulsione Baschirotto contro il Monza. In quella partita il VAR era Serra e la VAR era Irrati, insomma, figura importantissima Irrati. E ho capito in quella partita l'importanza della VAR, una figura che io personalmente
trascuravo. Io credevo la VAR fosse quasi un tecnico, nulla più. Invece ho sentito in questi audio Irrati che spinge forte, insomma, indirizza proprio, sarà per la sua, insomma, la sua importanza, il suo blasone, indirizza il VAR Serra. Ma la VAR cosa fa? Ed è davvero così importante, oppure diventa così importante solo quando ci sono delle figure importanti come Irrati? No, allora, quella è stata una situazione un po' particolare, perché Serra è una VAR Pro, ma di brevissimo, da brevissimo tempo, perché dal 1° luglio, perciò era la terza, quarta partita che svolgeva da VAR, e naturalmente gli è stato affiancato un altro VAR con grande esperienza come Irrati, ovviamente per fargli anche un po' da maestro, questo è normale che sia così. Però la VAR ha sicuramente una importanza fondamentale, perché aiuta il VAR in tutte le situazioni. Cioè, quello che avete sentito del chiedere un parere tra VAR e AVAR è normale, ma ve ne renderete conto man mano che ascolteremo i vari audio, perché succede spesso che i VAR e AVAR si consultino, perché possono avere delle differenze di idee, e già il fatto che ci possano essere idee differenti tra VAR e AVAR accende la lampadina su, è chiaro ed evidente errore, perché se due persone già sono su posizioni differenti, e allora bisogna cominciare a pensare che probabilmente non siamo di fronte a un chiaro ed evidente errore. Se invece VAR e AVAR sono concordi nel valutare l'episodio alla stessa maniera, a quel punto è molto più facile che venga richiamato l'arbitro per la revisione dell'episodio. Detto ciò, l'AVAR è fondamentale, perché aiuta il VAR, è in funzione di ausilio ovviamente al VAR, perché adesso bisognerebbe entrare nei tecnicismi che sinceramente non credo che vi interessino più di tanto, ma sostanzialmente l'AVAR serve anche a fissare dei momenti topici dell'azione mentre il VAR continua a vedere la partita. Però ci sono mille implicazioni anche per il VAR tra VAR e AVAR. È chiaro che i compiti sono esattamente gli stessi, semplicemente il VAR ha una predominanza sull'AVAR, ma non è gerarchico, è semplicemente di posizione, di ruolo. Andrea, anzi Carlo, ti vedo particolarmente. Io non sono tanto d'accordo sul fatto che siano, ecco, nel caso specifico di questa azione di Baschirotto che dice Filippo, no? Alla fine, secondo me, Serra, ma adesso facciamo nomi, ma non per incolpare qualcuno, per puntare il dito contro qualcuno, alla fine Serra ha ascoltato poco Irrati, perché poi, nonostante Irrati fosse convinto che quello appunto non fosse fallo, non fosse rosso, alla fine se ne è uscito con un vabbè, poi fai tu, riferito all'arbitro. Sì, esatto, questo è interessante, ma nel senso Serra a un certo punto dice poi fai prima. Tu. Poi fai, cioè, tu. Ha cancellato, scusami Filippo, tutto quello che si è detto prima, no? E poi era Irrati che ha detto poi fai tu. Perché io ricordo se chi parlava era Serra che parlava. No, quando c'è stato detto poi fai tu, è stato Irrati, perché è il VAR che deve comunicare la decisione finale della VAR, cioè della sala VAR, deve comunicare con l'arbitro, ed è stato Serra alla fine di chiamare l'arbitro. Vabbè, comunque, hai confuso le voci. Ho confuso le voci probabilmente. Comunque alla fine mi è sembrato, cioè Rocchi aveva detto che la comunicazione era un aspetto importante, no, del VAR. Ne ha nominati quattro, a me è rimasto impresso i quattro punti cardini, diciamo così, a cui si devono attenere i varisti. La comunicazione è uno di questi. Alla fine è stato poco comunicativo, è stato poco bravo, secondo me. Sono d'accordissimo con te, ma bisogna tener conto che per Serra era veramente la terza, quarta esperienza totale. Mentre sì, per Irrati siamo già a 200esima, probabilmente con due mondiali, un europeo e due finali di Champions, perciò è chiaro che stiamo parlando di due livelli completamente differenti. Cioè Irrati è probabilmente il miglior VAR al mondo, mentre invece Serra è appena entrato. Cioè, è normale che ci sia un po' di titubanza da parte di un ragazzo giovane che fino a ieri ha arbitrato più che altro in Serie B. Vabbè, lo perdoniamo per questa volta, dai. Per questa volta no, è un bravo ragazzo Serra, perciò secondo me è anche come tifoso. Vabbè. Anche perché poi è andata bene la decisione finale, che era quella giusta, l'avevo detto anche in diretta, certo, durante la live l'avevo detto,
e anche nel post partita. Però è un episodio molto particolare, cioè vi dico onestamente che se quell'episodio fosse accaduto in Inter-Juventus con quella decisione si sarebbe scatenato il pandemonio. Sì. Perché Luca? Perché, allora, voi dovete considerare, questo potete essere d'accordo con me, il regolamento del gioco del calcio esiste da 100 anni e passa. Il regolamento del gioco del calcio lo conoscono bene 10%? Sì, pure di meno. Ecco, il protocollo ha 7 anni, non è stato mai modificato, ma è difficile. Onestamente non è facile da capire, non è un documento facile, sono 67 pagine scritte in inglese con molti tecnicismi e perciò non è facilissimo, questo me ne rendo conto. Però dopo 7 anni ci sono ancora tante idee confuse, perché per esempio voi sentite spesso la frase "perché non è andato perlomeno a vederlo?". È una frase che non ha alcun senso, se il protocollo alla mano, perché o si va a vederlo o non si va a vederlo, o è chiaro evidente errore o non è chiaro evidente errore. Se dovessimo pensare che sia giusta la frase "perché perlomeno vada a vederlo", dovremmo pensare che nel protocollo c'è scritto un episodio dubbio, ma non è così, è chiaro evidente errore, che è qualcosa di completamente differente. Andrea. Sì, ciao Luca, io ho una curiosità in realtà, perché molti articoli di giornale, soprattutto all'inizio della stagione, parlavano di questa classifica, di questa valutazione degli arbitri, sì, e di questa diciamo, indecisione da parte degli arbitri di andare al VAR a vedere gli episodi, perché penalizzati da andare a vedere l'episodio al VAR, quindi diciamo, andare a vederlo portava una penalizzazione in classifica. Poi sentendo parlare Rocchi, designatore, ha sconfessato un po' questi articoli, questa teoria, perché ha detto che in realtà non è vero. Io ti chiedo, non è vero? Perché poi c'è il libro anche di Ravillucci che ha scoperchiato, no, questa... Lasciamo stare. Questo fatto. Per cortesia, lasciamo stare le fonti inattendibili. Parliamo di fonti attendibili. La prima fonte attendibile non sono io, ma è Rocchi. Allora, di questa questione, scusate l'allitterazione, ne avevo già parlato qualche mese fa, quando è uscito quell'articolo, e avevo scritto che era tutta una sciocchezza, e lo ribadisco, e lo ha ribadito anche Rocchi, l'ha detto molto chiaramente. Esatto. Prendiamo l'esempio di Lecce-Monza, no? Monza-Lecce. Se Marinelli si fosse rifiutato di andare al VAR perché ha visto lui, sosteneva di aver visto lui, non aveva bisogno di un consulto, Marinelli sarebbe rientrato se fosse stato confermato, rientrerebbe nella stagione prossima. Perché non è mai successo che un arbitro si sia rifiutato, perché è vietato rifiutarsi di andare al VAR se richiamati al VAR. Se Marinelli avesse cambiato la sua idea su Baschirotto, non sarebbe stato penalizzato, perché ve lo dico chiaramente. Visto la prima volta, anch'io ho detto rosso, perché la sensazione del campo era proprio quella. Mentre invece poi rivisto si è capito che la dinamica era totalmente differente, perciò non sarebbe stato penalizzato se avesse cambiato la sua idea. Invece non ha cambiato la sua idea, è stato penalizzato, è stato sospeso, è andato in Serie B e la Serie A non l'ha ancora vista. Cioè questo proprio per togliere qualunque... Se un arbitro non vede, per esempio, Manganiello, Napoli-Udinese, vi ricordate il rigore che è stato assegnato col VAR per farlo su Kvaratskhelia? Sì. Da parte di Brusele. Ecco, lì l'arbitro è stato richiamato ed è stato penato perché quel rigore doveva vederlo in campo. Perché è un rigore facile, era in posizione, era proprio di fronte, ha visto male e perciò viene penalizzato. Se fosse andato al VAR e avesse confermato la sua decisione di non assegnare calcio di rigore, sarebbe stato penalizzato due volte, la prima in campo e la seconda davanti al VAR. Mentre invece, avendo cambiato la sua posizione, è stato penalizzato solo una volta. Giustamente, perché poi gli arbitri devono essere valutati per quello che fanno in campo, perché col VAR a questo punto diventa tutto facile. Perché esatto, non essendoci limiti al richiamo al VAR, voi che probabilmente sareste anche bravi ad arbitrare, non lo so, però non penso avete mai preso un fischietto, ma no. Se non dovesse esserci una penalizzazione, voi andate in campo, arbitrate Inter-Juventus, venite richiamati al VAR 44 volte e non venite mai penalizzati, allora a quel punto andate ai mondiali. È ovvio che bisogna penalizzare gli arbitri che sbagliano in campo, perché altrimenti si perde tutta la funzione delle graduatorie. Le graduatorie hanno un senso, perché attraverso le graduatorie si fa una designazione. Non penserete che Rapuano, che poveretto si è fatto male, è stato sostituito da Massa nel derby di Torino,
Non pensate che Rapuano è stato designato per Juventus Torino perché è simpatico a Rocchi? No, semplicemente perché l'anno scorso è arrivato nei primi 10 in graduatoria e quest'anno è partito nei primi 10 in graduatoria. E perciò ci stava perfettamente la sua designazione. Quindi le punizioni, scusami Luca, degli arbitri, no? Esistono sì. realmente, cioè... Non chiamiamo non sono punizioni. No, come le chiamiamo? Penalizzazione. Penalizzazione, no. Esatto, penalizzazione oppure sospensioni tecniche che sono in realtà sono una tutela dell'arbitro. Perché un arbitro che sbaglia pesantemente, che passa una settimana di critiche, se entra in campo subito, combina disastro. È matematico. No, perché noi facciamo fatica, ecco, ti faccio questa domanda, perché io sono, a differenza di Filippo e Andrea, sono un tifoso, invece loro sono dei giornalisti, noi facciamo fatica, noi tifosi, a capire quando è stato penalizzato un arbitro, quando invece si ferma perché c'è un turnover naturale, fisiologico e si deve fermare, oppure quando va in B, oppure va in B perché anche lì è naturale che vada in B, non può arbitrare sempre A. No? Cioè, invece noi, un po' staticamente, quando un arbitro commette un errore per la nostra squadra, ci piacerebbe sapere proprio quando viene penalizzato. Mi stava venendo fermato, di nuovo il termine quando viene fermato. Cioè, mi piacerebbe proprio saperlo, perché è come se fosse una piccola rivalsa. Scusami se scendo così contro un pochettino la classe arbitrale, ma non è andare contro, è proprio per capire, insomma, come ce ne facciamo ad accorgere? Ecco, questa è la domanda, quando un arbitro viene penalizzato dopo una decisione sbagliata. Allora, voi non mi conoscete, adesso vi imparerete a conoscere perché io sono ben poco diplomatico. Allora, vedere l'arbitraggio in questa maniera è distruttivo, nel senso che un arbitro è sempre un essere umano perché può sbagliare. Non possiamo pensare che, non so, faccio un esempio sui vostri giocatori perché siamo a pianeta Lecce. Se Domenica Krstovic sbaglia un gol a porta vuota, non viene messo in panchina perché è un bel giocatore. E lo stesso vale per un arbitro, se sbaglia una ammonizione, può capitare. Se sbaglia un rigore che è dubbio, ovviamente non viene penalizzato neanche fermato. Per esempio, si è parlato tanto di Berardi in Sassuolo-Juventus. L'arbitro, il VAR esatto. di Sassuolo-Juventus non è stato fermato giustamente. L'arbitro di Sassuolo-Juventus-Colombo non è stato fermato, anzi è uscito in Serie B normalmente. Perché? Perché si è dato un episodio che la gente può anche vedere come netto, chiaro, evidente. In realtà a livello arbitrale è molto discutibile. Non è un caso che durante la partita io stesso non ero per niente convinto che ci sarebbe stato un field review, ma non perché sia un indovino o perché ero lì a chattare con Rocchi, perché non c'è il tempo di chattare con Rocchi, no? Ma semplicemente perché conoscendo il protocollo, conoscendo le dinamiche di campo, mi sono reso conto subito che c'era qualcosa che non portavano field review, che avrebbe potuto non portare un field review. E infatti avevo sottolineato, prima ancora che venisse fatto continuare il gioco, che c'erano un paio di elementi che erano dubbi, ed essendo un paio di elementi dubbi, un field review non è prevista. Ci sono cose un po' diverse, per esempio invece per quanto riguarda Monza-Lecce, io l'ho detto subito che ci sarebbe stato un field review, perché la dinamica era completamente differente da quella che era stata vista in un primo momento. Io per primo non mi ero accorto che Baschirotto aveva calciato il pallone a 30 metri, perché la mia attenzione, che è quella di un arbitro, non è quella di un calciatore, era sul contrasto tra i giocatori. Il pallone l'ho perso completamente di vista, non lo nego. Sì, però Berardi, scusami, no, scusatemi se vi tolgo la parola, Rocchi è stato chiaro lì, no? Su Berardi. Rosso anche per me, sì. Io l'avrei... Però quindi, c'è la differenza tra la mia opinione e quella di Rocchi, che è per il rosso, perché ci sono più elementi per il rosso, e anzi la decisione giusta sarebbe stato il cartellino rosso, e il VAR. Il VAR ha del metodo, ha delle parametri di funzionamento che non sono così banali. Cioè non possiamo pensare che ci sono tre elementi a favore, uno contro, allora il VAR deve intervenire perché è più rosso che giallo. No, per intervenire il VAR devono esserci tutti gli elementi del rosso. Mentre invece uno di quei parametri che è stato citato durante il video, durante l'audio, che dice striscia, effettivamente è così. Se guardiamo senza gli occhi del tifoso, dell'occhio di chi vuole criticare l'arbitro a tutti i costi, vediamo che il contatto tra il piede, tra la pianta del piede di Berardi e lo stinco di Bremer dura una frazione di secondo, perché scivola via. E perciò quello è un elemento che fa propendere, non per il cartellino giallo, attenzione, ma sul non poter richiamare l'arbitro, perché non è un chiaro ed evidente errore, ma è una valutazione che la maggior parte vedrà come rosso. Ma la maggior parte non basta per il VAR, ci deve essere unanimità.
Cioè il rigore di Napoli-Udinese, per esempio, è rigore per tutti, per chiunque rigore, no? Prendiamo per esempio invece l'episodio di Inter-Benfica. Avete presente Barella? Magari l'avete visto, che c'è stato un contatto in area di rigore nel primo tempo di Inter-Benfica, Barella che tocca col piede sinistro il polpaccio destro dell'avversario. Ecco, quello è un episodio, il VAR perché non è intervenuto? Perché quello è un episodio che ha un particolare che può eliminare l'utilizzo del VAR, cioè il fatto che il pallone lo tocchi. A mio parere quello è rigore, perché il pallone si sposta sì e no di 10 gradi. Per essere una deviazione del pallone influente deve essere almeno di 30-40 gradi, perché altrimenti vale tutto. Ma detto ciò, io se fossi stato il VAR di Inter-Benfica non sarei intervenuto. Posso, Filippo, posso intervenire un attimo? Vai. Prima hai detto, l'ho vista con gli occhi dell'arbitro, l'intervento di Baschirotto. Ma secondo te, se ne parla un po' in questo periodo, l'inserimento di ex calciatori che possano valutare le dinamiche di campo no, è così totalmente sbagliato? Sì. Ascolta. No, perché no, te lo dico molto. Allora, io negli anni in cui ho arbitrato, posso dire che c'era un giocatore che mi ha veramente impressionato per la conoscenza del regolamento, che era De Rossi, della Roma. Addirittura. Sapeva tutto. A volte sapeva anche più di me. Non metto la gran parte, ma tutti gli altri giocatori il regolamento non lo sanno. E soprattutto, vi faccio un esempio molto banale di una movimento sportivo che è molto più avanti del nostro, che è quello americano. Negli Stati Uniti, nella NFL, football americano, l'instant replay esiste dall'inizio degli anni 70, perciò stiamo parlando di quasi 50 anni, no? Non ci hanno mai pensato a mettere ex giocatori, nonostante il football americano sia uno sport enormemente più complesso del calcio. Ve lo dico perché sono appassionato di football americano. E vi posso assicurare che è molto, ma molto più complesso il football americano, anche da leggere. Ma non hanno neanche mai pensato di inserire dei giocatori, nonostante le regole sull'instant replay negli Stati Uniti vengono decise dalle franchigie, che si mettono d'accordo tra di loro. Non c'è la federazione NFL che impone qualcosa, sono le franchigie che si mettono d'accordo. Le franchigie nel 99, quando hanno reintrodotto l'off-field review, l'instant replay che era stato sospeso dal 93 al 99, quando hanno rimesso al 99, non ci hanno pensato neanche di inserire i giocatori. Hanno inserito il challenge. Quello sì, è una novità che hanno inserito le franchigie. Sul challenge io, per esempio, sono molto possibilista, perché, per esempio, sempre tornando a episodi noti, Sassuolo-Juventus, se la panchina della Juventus avesse richiamato Colombo allo field review, Colombo l'avrebbe espulso. Cioè. Io voglio rubare una domanda a Carlo, che mi è piaciuta, abbiamo fatto dei discorsi in chat questo pomeriggio e mi è piaciuta un'ipotetica domanda di Carlo. C'è stata l'espulsione di Caba per doppia ammonizione con la simulazione contro la Juventus, ma che ne pensi sull'introdurre l'intervento del VAR sul secondo giallo, che quindi può sventare l'espulsione? Allora, è un discorso che si sta facendo questo ve lo posso dire, perché l'ho detto più volte, ma è abbastanza notorio che ci siano dei panel aperti. I panel sono sostanzialmente dei gruppi di lavoro che vengono formati all'interno dell'IFAB per discutere appunto le possibilità, i pro e i contro di una determinata innovazione a livello VAR. Fino adesso non c'è stato niente, semplicemente si è passati da chiaro errore del primo anno a chiaro ed evidente errore dal secondo anno in poi. Se ne sta parlando sul seconda ammonizione, però si pongono dei problemi. I problemi più grossi sono questi. Se la seconda ammonizione fosse giusta e la prima sbagliata, bisognerebbe vedere anche la prima. Esatto. E se guardi anche la prima, non puoi sapere se ci sarà una seconda, perciò bisognerebbe vedere tutte le ammonizioni. Pensate alla finale, nel protocollo è citato un esempio. L'esempio che è citato è Francia-Portogallo nella finale del campionato europeo del 2016. E in quella finale ci sono stati 12 cartellini gialli. Oltre a questo c'erano stati altri 4 episodi che avrebbero potuto portare a cartellino giallo. Ciò avrebbe portato la partita a 16 interruzioni per i cartellini. Capite che una partita con 16 interruzioni per cartellini diventa una partita inguardabile e soprattutto ingestibile, perché veramente poi il problema non è tanto che su ogni cartellino bisognerebbe procedere a check,
ma bisognerebbe procedere a check su qualunque intervento, perché qualunque intervento può essere un cartellino giallo. Pertanto io sono possibilista sul secondo giallo, però si presta a delle critiche, come tutto, perché non esiste una struttura perfetta, non esiste una struttura perfetta per il diritto, per lo Stato, figuriamoci per il calcio. Andiamo un attimo in chat. Damians scrive: puntata super, è un piacere ascoltare certi argomenti con persone competenti e schietti, grande Marelli. Invece Anfresco fa una domanda sul fatto che è venuto meno il vincolo territoriale. Sostanzialmente, se è d'accordo, secondo lui potrebbero non essere obiettivi gli arbitri. A me è capitato di arbitrare la mia squadra, la squadra per cui tifo, non ho avuto nessun problema, perché in campo non si vedono più i colori delle squadre che si tifano, ma si vedono i colori bianco, giallo, rosso, nero. Cioè si guardano le squadre. Un arbitro è un professionista, dobbiamo ricordarci sempre questo. È un professionista, tende a fare al meglio il suo lavoro, a prescindere dalle squadre, perché se sbaglia, io per esempio ho fatto un errore a favore della Juventus, in modo che la Juventus è stato fermo un mese e mezzo, giustamente peraltro, perché avevo combinato una cavolata, anzi in realtà avevo combinato una cavolata all'interno di una partita in cui ne avevo combinati tutti i colori, però avevo favorito la Juventus. Se dovessimo sentire la Vox Populi, avrei dovuto diventare internazionale dopo quella partita, in realtà è stato fermo un mese e mezzo, perché la verità è che a prescindere dalla squadra contro cui si sbaglia o a favore della quale si sbaglia, se un arbitro sbaglia sta fermo, viene penalizzato. Ma a proposito, qual è la squadra che, per cui tifi, Luca? Io ho trovato, non l'ho mai detto, l'Olimpia Milano certamente, ma io vorrei aggiornare Wikipedia, se ci dici quale squadra tifi. No, guarda, allora ti dico questo, io sono il blog l'ho aperto 6 anni fa, mi pare, no? Sono sui social da 12. Ad Azon, questo sono 2 anni e mezzo più o meno, nessuno ha mai capito quale squadra io mi diverto infinitamente a leggere, anzi sto salvando tutti, perché non escludo che, cancellando naturalmente gli autori, possano poi finire in un futuro non tanto lontano in un bel libercolo che sto elaborando, no? Con tutti questi post che sono carini, perché io mi ricordo uno bellissimo che ho letto lunedì, che c'era scritto: ma Marelli è juventino, e subito dopo c'è scritto in risposta: no no, Marelli è interista dichiarato, ve lo posso assicurare. Subito sotto c'era scritto, sotto c'era scritto: sì, figurati, se Marelli è interista, io sono la regina Elisabetta, è milanista, si sa questo, vabbè. Comunque, nessuno l'ha capito, non lo dire neanche mai, perché questo io dico purtroppo, perché se dicessi che squadra ho simpatizzato, perché poi c'è un altro discorso che vi faccio subito, per quale squadra ho simpatizzato per tanti anni, perderei credibilità da un momento all'altro. Vero. Ma soprattutto c'è un'altra, purtroppo, c'è una questione. Io ho 51 anni, fino a quando si è trentenni, forse anche quarantenni si è tifosi sfegatati, io sinceramente a 50 anni non riesco più. Per l'Olimpia sì, ma l'Olimpia è una cosa particolare, perché l'Olimpia è una fede che arriva da mio nonno, che andava a vedere le partite. Lui lavorava a Milano, mio nonno, che non c'è più, poverino, lavorava a Milano e si fermava a vedere la Borletti, che erano i primi anni dell'attuale Olimpia. È stata tramandata di generazione in generazione. Mio papà mi portava a vedere l'Olimpia, io mi ricordo ancora la prima partita che ho visto, che era Philips Cavolini, e stiamo parlando perciò dell'anteguerra, e ho sempre frequentato il Forum, prima ancora il Palatrussardi, perciò li ho visti tutti i palazzetti di Milano e continuo a vedere. Voi pensate che io sono rientrato in uno stadio, l'ultima volta che ero stato allo stadio era stata per la mia ultima partita in Serie B a Piacenza. Non sono più entrato in uno stadio, ci sono rientrato per Italia-Ucraina, perché sono stato invitato. Grazie. Tanto per dirvi. Luca, invece la tua ultima in Serie A è stata con il Lecce, vero? Atalanta-Lecce, o sbaglio? Può essere. È andato a pescare Andrea. 2-0, mi pare. 0-0, Atalanta-Lecce, credo l'anno di 2008, qualcosa del genere. No, ho letto che era stata la tua ultima in A, quindi pensavo te la ricordassi. Può essere, no, non me la ricordavo. Mi ricordo la mia ultima in Serie B, quella sì. Mai qualche aneddoto legato a Lecce, qualche cosa che ci puoi raccontare, anche quando sei venuto ad arbitrare a Lecce? No, a Lecce sono venuto, a Lecce me lo ricordo, perché gli stadi in cui ho arbitrato me li ricordo tutti, anche perché facevo le foto, perché volevo avere dei ricordi. Però naturalmente
sono tutte, esatto, sono tutte foto con le tribune vuote, perché noi arrivavamo 2 ore prima, perciò c'era qualche ultra che cominciava a preparare le coreografie, ma sostanzialmente poca gente. Via del Mare è uno stadio interessante, molto carino, più che altro perché la città è grande quasi quanto, è un pochino più grande di Como, Lecce. E poi ho un ricordo particolare perché io a Lecce ho fatto la mia prima vacanza con una fidanzata, la mia prima fidanzata quando avevo 19 anni, perciò che era di... aspetta che vi dico come si chiama. Al paese Salentina? Sì, Salentina era. Monteroni. Il paese. Monteroni. Ah, hai capito. Ah, pensavamo... Monteroni. Carinissimo il centro di Monteroni, tra l'altro, che però mi pare che sia dalle zone a qualche chilometro da San Cattaneo. Guarda, può essere. No, come si chiama? La spiaggia San Cataldo. Sì, San Cataldo, è la spiaggia di... A saperlo prima organizzavamo magari qualcosa per... No? Un rinfresco. No, ma un guarda, rinfresco. Una garrambata. La sento spesso. Sposato, due figli ed è felicissima, perché sono felicissimi per lei. Sono bei ricordi, però... E quell'anno eravamo andati, lei aveva casa di Monteroni perché era nata a Lecce, e naturalmente quando sono tornato a Lecce la prima cosa che ho fatto sono fatto un salto a Monteroni, visto che era per i miei ricordi, insomma, ho fatto il giro anche alla spiaggia di San Cataldo e dove ero stato anche in villeggiatura lì vicino, ma non mi ricordo come si chiamava il posto, sinceramente. Comunque, vabbè. Ricordi di una vita fa, perché sono passati da bellezza di 32 anni. 32 anni. Qual è per te il miglior arbitro al mondo attualmente? Attualmente Orsato, ma di spanne. In questo momento non c'è nessuno, Marcigna, che si avvicina. Però anche questo discorso, mi chiederete, ma allora perché se Orsato è il miglior arbitro del mondo non ha arbitrato la finale, ma ha arbitrato a Marcigna, che è il mondiale? Molto, molto semplice, perché la finale diretta alla Rizzoli era troppo vicina, 2014 credo, sì, 2014. Perciò due arbitri italiani in 3 mondiali è veramente complesso. Infatti Orsato ha arbitrato la semifinale come avevo previsto, ma non ci voleva un grande genio per indovinare chi avrebbe arbitrato le semifinali e la finale. La finale era un pochino più complessa, però conoscendo Collina e il suo debole che ha sempre avuto per Marcinga, perché l'ha scoperto lui oggettivamente, ci si poteva arrivare alla designazione di Marcinga. Da questo punto di vista dico che Orsato è ancora il migliore, subito dopo Marcignac. A me piaceva molto Macchelli, ma ultimamente lo vedo molto spento. Non sta più migliorando, anzi sta peggiorando parecchio negli ultimi tempi. E poi attenzione a Colombo, perché Colombo diventa veramente un top, anche perché l'ho formato io, perciò. Filippo, posso fare una domanda? Perché ora magari Luna mi risponderà come prima, però un'altra cosa che secondo me andrebbe introdotta, no, nel calcio moderno, che è il tempo effettivo. Tu sei d'accordo, da amante poi del basket tra l'altro, sei d'accordo su questa cosa, oppure credi che invece 90 più gli extra recupero vadano già bene? No, io ho un'idea tutta particolare. Allora, sono un tradizionalista, perciò i 90 minuti del calcio li lascerei. Io inserirei il tempo effettivo nel recupero, cioè il recupero effettivo. Tempo effettivo, così non si perderebbero un sacco di tempo, perché nel tempo effettivo si gioca pochissimo, si gioca se no il 20% del tempo reale. Perciò nel tempo di recupero io inserirei il tempo effettivo, cioè che gli 8 minuti, 7 minuti, 9 minuti, 5 minuti che vengono concessi come tempo di recupero sono un tempo effettivo, anche perché questo è nel regolamento. Cioè il tempo di recupero è tempo effettivo sostanzialmente. In realtà non si rispetta mai, perché la squadra che vince ovviamente perde un sacco di tempo. Se dovesse introdurre il tempo effettivo nel tempo di recupero, secondo me si farebbero grandi passi avanti. Però io ho una curiosità che forse non ha neppure una base, però me la sto chiedendo. Io, vedendo la Champions League, ho visto che si va molto meno alla on-field review, nel senso che quando bisogna correggere una decisione il VAR lo dice all'arbitro e l'arbitro la corregge senza andare a vederlo. Non so perché. No, non è vero. Questo devo smentirti. Perché c'era soltanto una nazione in cui facevano quello che volevano,
che era in Inghilterra. In Inghilterra, per la prima stagione in cui è stato introdotto il VAR, gli arbitri non andavano mai a un field review. Era il VAR effettivamente che comunicava la decisione, praticamente era il VAR che decideva. L'anno successivo l'IFAB ha imposto all'Inghilterra di rispettare il protocollo. Perciò in Europa il VAR è utilizzato esattamente come in Italia. Ci sono delle decisioni che vengono prese direttamente dal VAR, che sono quelle oggettive, cioè sul fuorigioco, e si definisce overrule. Guardate la trasmissione di domenica sera, che proprio su questo argomento ci sarà un episodio molto interessante. Mentre invece voi volete sapere quante un field ci sono state nell'ultimo turno di Serie A? Non ho idea. Sì, vogliamo saperlo perché non lo sappiamo. Zero. Ma questo non perché... No, è già successo. No, è già successo altre volte. Però non c'è stato neanche un field review. Perché? Perché le società sono state, le squadre sono state buone, soprattutto non c'è stato un episodio particolare che abbia portato a un field review. Ma voglio sottolineare un altro aspetto. Voi vi ricorderete fino a qualche anno fa, anzi fino all'anno scorso, la questione dei falli di mano, del fatto che i giocatori devono essere amputati oppure delle ballerine, no? Avete fatto caso che i calci di rigore per falli di mano con un field review non ce ne sono più? Effettivamente sì. Perché questo? Perché la realtà è che prima che arrivasse la tecnologia, i falli di mano in area di rigore soprattutto si perdevano molto, perché sono gli episodi più complessi in assoluto da identificare, per un motivo molto banale. L'arbitro non se l'aspetta, dato che con le mani non si può giocare, perciò l'attenzione sulle mani è molto ridotta. Con il VAR sono emersi molti tocchi di mano punibili, ma stanno diminuendo enormemente. Perché? Perché i giocatori fanno attenzione. E questa è la dimostrazione che i giocatori possono fare attenzione. Tanto è vero che falli di mano non ce ne sono quasi più. Dall'inizio del campionato, se non ricordo male, le on field review per tocchi di mano sono state 3 in 7 giornate. Perché i giocatori hanno capito, anche in Europa non ci sono stati falli di mano. C'è stato uno oggi, Sport Lisbona-Atalanta, che c'era un rigore netto per fallo di Scalvini di mano che è stato corretto con un field review. Ma in generale i giocatori hanno capito che come farlo e non hanno avuto nessun problema. Perché alla fine controllare le braccia è semplicemente un passaggio mentale, perché si può saltare, per esempio avete visto il rigore assegnato al Napoli contro il Real Madrid, no? Quello è il rigore, è classificato perché braccia sopra l'altezza delle spalle, calcio di rigore automatico. E però se pensate, nel campionato italiano non abbiamo viste quasi mai, perché i giocatori hanno imparato. Eh sì, stanno molto attenti. No, a proposito, scusa, di un field review, Filippo, tu Luca che ricordi tutto benissimo anche negli anni passati, vabbè però a quanto sembra sì, ma forse è stata la prima volta in assoluto che nell'occasione del rosso a Baschirotto che l'arbitro non cambia idea dopo un field review, o c'è stata qualche altra volta? No, ci sono stati, è successo esempio con il Lecce la prima volta, no, con il Lecce in generale, io non me la ricordo, cioè, che conferma quello che dice, sì, sì. Cioè... Sampdoria Lazio l'anno scorso Aureliano non fischia calcio di rigore, sì, non fischia calcio di rigore a favore della Sampdoria per un tocco sul piede di Quagliarella, viene richiamato un field review, conferma giustamente la sua decisione, perché effettivamente lì è stato un errore del VAR che non doveva richiamare perché era un tocco veramente molto leggero. E poi un altro che mi ricordo, perché ovviamente essendo Marinelli mi è venuto in mente il giorno stesso, bravissimo, Venezia Bologna, che aveva fischiato un calcio di rigore totalmente inesistente, era stato richiamato allo field review e aveva confermato la sua decisione, il suo campionato finì lì, non è più uscito da quella lì fino alla fine del campionato. Ah, giustamente, è un peccato perché Marinelli è un grande arbitro, però ha questa tendenza a impuntarsi sulle sue decisioni, ce l'ha, perché se succede 2 volte in 1 anno e mezzo evidentemente certo. Un problemino da quel punto di vista c'è, certo. L'ultima domanda ce l'ha Forza Lecce sempre 0-0, che chiede, anche tenendo presente dell'esperienza sul campo, quante volte capita all'arbitro di essere insomma condizionato anche dai rumori dello stadio su una decisione dubbia? No,
No, no, questo ve lo posso assicurare. È chiaro che questa risposta necessiterebbe di una esperienza d'arbitro, magari ad alti livelli, perché lo stadio pieno lo trovi qualche volta in Serie C, no, qualche volta in Serie D lo trovi, raramente, ma proprio rarissimamente in eccellenza, qualche volta in Serie C, spesso in Serie B, più spesso in Serie A che in Serie B. E vi assicuro che una volta che si entra in campo, lo stadio lo si sente mentre si entra in campo. Questo ve lo posso dire tranquillamente, cioè se si entra, che ne so, a San Paolo, Marassi, ma te dice che siete belli rumorosi anche voi, quando si entra in campo lo si sente lo stadio e ce lo si gode anche, perché la partita non è iniziata, ma nel momento in cui si fischia la testa è solo esclusivamente sul campo, quello che succede fuori non ce ne accorgiamo, tanto è vero che è successo, vi ricorderete, Inter-Napoli, i cori razzisti a Koulibaly che venne espulso per aver applaudito l'arbitro. Io vi posso assicurare che Mazzoleni non si era accorto dei cori razzisti, perché era sulla partita, non si era accorto assolutamente di nulla. Mentre invece può capitare, per esempio è successo a Rocchi, che ha interrotto Lazio, non mi ricordo cosa, perché nel silenzio dello stadio era partito un coro. E quando c'è silenzio, cioè si abbassa tutto il volume, poi si alza all'improvviso con un coro razzista, ecco lì lo senti. In quel momento lo senti. Ma pensare che l'arbitro lo sa che se si fischia qualcosa contro la squadra di casa viene sommersi dai bu. Ma è ovvio che non può farsi condizionare, perché altrimenti non starebbe arbitrando, ma starebbe gestendo. È un arbitro che gestisce, è un arbitro che deve smettere. Ringrazio davvero Luca Marelli, disponibilità pazzesca. Grazie, spero grazie ci torni a... ritorni di nuovo da noi qualche volta, no? Non quando volete, per me non è un problema. Spettacolare, spettacolare, davvero grazie Luca. Tanto vi seguo, tanto, penso che lo sappiate, perché vi ho scritto anche su Twitter. Sì, ci segue, ogni tanto ci segue. A proposito di Twitter. No, scusa, finisci. Per correttezza. Io seguo molti canali tematici, perché credo che sia anche mio dovere sentire un po' qual è l'umore non soltanto delle grandi squadre, ma di tutte le squadre. E perciò seguo voi, seguo altri canali di squadre, per esempio seguo anche la Sampdoria, che nonostante non sia in Serie A, però lo seguo. Carlo? No, Carlo. Dicevo, Luca, a proposito di Twitter, tu mi devi scusare, ma... ti devo chiedere una cosa, cioè tu mi hai bloccato su Twitter, ma io non so perché, cioè non riesco a capire perché. Io non blocco mai a caso, evidentemente. No Luca, ti giuro che non ti ho fatto niente. No, ti giuro che non ti ho... Allora, è molto probabile che mi sia trovato in una conversazione, ma io come partecipante, ma ti giuro che non ho detto niente. La stessa cosa mi è successa con Alfredo Pedullà, ma quello proprio a lui non mi interessa, sinceramente. Ma guarda, sì. Ti prego, sbloccami. Carlo Legittimo, vediamo, sbloccato. Vediamo in diretta, No, adesso è sbloccato. Mi è sbloccato? Ti ringrazio. Aperto la busta. Guarda, anch'io sono molto diretto. C'è sulla X comunque. C'è sulla X, è segnato, c'è scritto sopra, già punito, c'è il cartellino già. Ah, va bene. al prossimo errore sei fuori. No, comunque, va guarda, Pedullà, su Pedullà sono bloccato anch'io, non ho idea di perché. Ma nemmeno mai nominato, mai interagito. E la stessa cosa deve essere successa, però c'è stato sicuramente un misunderstanding, perché sennò... No, io non blocco mai, io blocco semplicemente le persone... Allora, persone che blocco sono quelle che insultano, altri utenti e i razzisti. Queste sono tutte le persone. Queste forse Carlo ha insultato un altro utente, potrebbe essere successo. Può essere, sono stato sempre insultato prima, però non vado mai diretto. E comunque metto sempre la faccia, nome e cognome. Mi permetto di darti un consiglio. Se una persona ti insulta su Twitter è perché nella vita veramente un cazzo da fare, no? Allora, il modo migliore per interagire con queste persone, e questo l'ho imparato anch'io sulla mia esperienza, è prenderli per il culo. Va bene, accetto il tuo consiglio, va bene. Ne faccio tesoro. E scusate, sono stato un po' sboccato nell'ultima parte. È stato perfetto, Luca, davvero grazie per la tua presenza questa sera. Grazie, Luca. Grazie, ciao. Ciao a tutti, buona continuazione.
Grazie, ciao. Beh, meno male, dai, abbiamo risolto sta cosa, perché insomma... Ha aperto la busta. Antonio, devi perdonarmi. Hai capito la situazione, so che mi perdonerai, gli ho fatto aspettare 5 minuti. No, vabbè, figurati, non c'è nessun problema. Certo, dopo Luca Marelli, Antonio Parrotto non è il massimo, lo capisco per chi ci sta guardando. Però. No, perché? Però perlomeno tu non hai bloccato Carlo, e già questo è un buon passo avanti. Eppure ne ho scritte cose contro il Sassuolo, Antonio, quindi meglio che non vai a leggerle in passato, lascia perdere, se no mi blocchi pure tu. No, io non blocco nessuno di solito, lascio fare, a meno che non ci sia veramente un insulto grave o qualche... deve essere veramente qualcosa di estremamente offensivo, altrimenti lascio fare. Allora, andiamo verso questo Lecce-Sassuolo. Io il Sassuolo lo temo malamente, perché ci sono queste squadre, il Sassuolo, il Torino, la Juventus, che quando le andiamo ad affrontare la partita prima hanno sempre fatto male, poi magicamente vincono sempre di misura contro di noi, quindi la temo proprio malissimo il Sassuolo. Come lo stai vedendo questa stagione, Antonio? Rispetto alla scorsa, vedi un passo in avanti, un passo indietro? Raccontaci un po'. Ovviamente siamo ancora all'inizio. Io a inizio stagione, devo dire la verità, non immaginavo, cioè non immagino, l'ho scritto, l'ho detto, insomma, non immagino una stagione da parte sinistra della classifica per il Sassuolo. Immagino un'annata più o meno sulla falsariga della scorsa. Una stagione, spero, per il Sassuolo meno complicata, perché poi lo scorso anno nel giro d'andata il Sassuolo chiuse con 17 punti al quart'ultimo posto. Un'annata così no, però immagino delle difficoltà, perché ci sono stati tanti cambi, sono arrivati 11 giocatori nuovi, tantissimi giovani, Lipani in 2005, Missori in 2004, Volpato 2003, insomma tanti elementi sicuramente futuribili che avranno il loro spazio nel corso della stagione, però come sapete sicuramente meglio di me, anche perché il Lecce attua questo tipo di politica, per i giovani c'è sempre devi aspettarli, quindi non è semplice, anche se nella formazione titolare in questo momento ci sono solo due volti nuovi principalmente, perché se escludiamo Cragno, che ha giocato però per l'infortunio di Andrea Consigli, anche Vidi ha giocato per un infortunio di un altro elemento, ci sono solo Vigna, che è un terzino sinistro insomma di comprovata esperienza, un 97, veniva dalla Roma, è stato in Premier League, e poi c'è Daniel Boloca che sta stupendo un po' tutti ed è una delle rivelazioni di questo avvio di stagione, forse non solo del Sassuolo. Molto passerà ovviamente dai gol che faranno gli attaccanti, perché quest'anno il Sassuolo ha cambiato modo e modulo di giocare, e 4-2-3-1 rispetto al 4-3-3 della scorsa stagione. Manca un incursore che era Davide Frattesi, quindi ci sono i due centrocampisti, Boloca e Matheus Henrique, in questo momento sono i titolari, anche se Henrique non ci sarà domani con il Lecce per un infortunio, e poi in avanti ci sono i quattro tenori, chiamiamoli così, Berardi, Lorientè e Pinamonti, ovviamente sono i tre candidati principali a giocare tantissime partite dal primo minuto. Poi sul ruolo del trequartista sono state varie soluzioni adottate da mister Dionisi, c'è Bairami, c'è stato Torsved, ci può essere Castiglieco, insomma un Sassuolo che sta cambiando volto. Ripeto, non mi aspetto un'annata facile, l'abbiamo già visto forse in questo avvio, anche se ci sono state le bellissime vittorie contro la Juve, contro l'Inter a San Siro, però poi il Sassuolo fa fatica, anche come l'anno scorso, anche come l'anno prima, contro le squadre del suo livello. E domani con il Lecce sicuramente sarà una sfida calda, sentita anche dalla squadra neroverde che vuole riscattarsi dal KO con il Monza. Vedremo poi come si svilupperà quest'annata. Carlo, stai carico? No, ma io volevo chiederti una cosa, Antonio. No, carico, sì, sto carico, sempre carico. Io mi sveglio carico, Filippo. Però cioè io vorrei capire, secondo te, no, il Sassuolo a quale squadra si avvicina di più tra tutte quelle che
che, con cui è sceso in campo. Cioè, mi spiego meglio: Juve ha vinto, Inter ha vinto, poi ha perso a Monza. Tu dici ha perso a Monza perché è una piccola, poi ha perso col Frosinone, se non mi sbaglio pure, no? Sì. Però poi ha vinto a Verona, col Verona. Cioè, alla fine, qual è sto? Cioè, noi, qual è il vero Sassuolo? Cioè, una formazione di queste qua che è scesa in campo, qual è secondo te, tra tutte queste 5-6, qual è la vera identità di questa squadra? Questo voglio capire, non so se mi sono spiegato, Antonio. Secondo me è questo il Sassuolo, cioè è sia quello che batte l'Inter e la Juve ed è sia quello che può fare una brutta figura e perdere clamorosamente poi con il Frosinone, dopo che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1, prendi il rigore a fine primo tempo per un'ingenuità di Juan Tressoldi, non è la prima tra l'altro che il brasiliano paga e costa punti al Sassuolo, poi nella ripresa, tra virgolette, non ti presenti in campo, anche se nel finale ci sono state delle occasioni per il Sassuolo. Guarda, proprio oggi fine conferenza stampa ne parlavamo, dicevamo poi alla fine il migliore in campo il Frosinone è stato Turati, è vero, però poi il Sassuolo ha perso 4-2, perché è quello ovviamente che conta, il portiere, come dico sempre io, è lì per parare, ci si meraviglia a volte, no? Il portiere ha parato, ci lamentiamo, ma il portiere deve fare quello, il suo ruolo è quello lì, giusto recriminare, però sai, sono scuse che si trovano, come l'attaccante deve segnare, la stessa cosa deve fare il portiere, deve fare il suo. Si parla tanto, no, di questo, qual è il Sassuolo, proprio perché appunto fa delle grandi figure con le big. Io ho scritto un editoriale dopo il Monza, ho citato un operatore che lavora qui, si chiama Tonelli, secondo me ha trovato una definizione bellissima per il Sassuolo. Lui ha detto, Sassuolo è come Robin Hood, ruba i ricchi per dare ai poveri. Se ci pensate, è veramente... Beh, allora noi siamo proprio poveri. No, calza proprio, abbiamo rispetto di questo Sassuolo perché è forte, Antonio. Vai Antonio, scusami se ti ho interrotto. No, prego. Dicevo, secondo me calza a pennello, perché poi va a vincere con le big e poi perde punti con il Monza, ad esempio. Se l'Orientè avesse segnato nel primo tempo, infatti, che ha avuto forse staremmo qui a parlare della terza vittoria consecutiva. L'ha detto anche Palladino, se avesse segnato in una delle occasioni avute il Sassuolo, non so se la mia squadra sarebbe stato in grado di rimontare, perché poi il Sassuolo, se concedi campo, è molto bravo nelle ripartenze, in queste transizioni con Berardi, l'Orientè appunto, quando c'è campo. L'abbiamo visto anche, quando menzionavi prima il Verona, con il Verona nel secondo tempo ad esempio, il Verona ha concesso tantissimo campo al Sassuolo, è entrato anche Bairami che ha giocato molto bene in quel frangente, il Sassuolo poi ha trovato la vittoria. Perciò io quando mi fanno questa domanda, davvero, secondo me il Sassuolo è questo qua, dobbiamo tra virgolette farcene una ragione, perché se vogliamo è anche una squadra vetrina, cioè mette in vetrina i propri calciatori, i propri talenti, quale occasione migliore? Se non le sfide con le big, lì i calciatori trovano grandissime motivazioni, lo sanno anche loro, il giorno dopo se vinci con la Juve, se vinci a San Siro, si straparlerà del Sassuolo. Abbiamo fatto, guarda, 5-6 giorni consecutivi con le prime pagine dedicate ai giocatori del Sassuolo, c'era Berardi, ovviamente si parlava del mercato, della Juve, voci di mercato su Dionisi, intervista a Dionisi, addirittura in Turchia si sono interessati del Sassuolo, hanno dedicato un servizio a Berardi, c'era un'intervista a Dionisi in cui parlava proprio dello stesso Berardi, quindi per far capire anche, no, la portata di certe imprese. Se il Sassuolo avesse vinto con il Monza, il giorno dopo non sarebbe fregato a nessuno, solo a sassuolonews.net, no? Che è il sito, che è il mio sito dedicato ovviamente al Sassuolo, e ne parliamo ogni giorno. Per questo, anche questo aspetto qui, siccome Sassuolo è un ambiente particolare nel bene e nel male, cioè se vinci i tifosi ti osannano ovviamente, come accade da altre parti, però in tono minore, stessa cosa accade quando ci sono le sconfitte, quindi tra virgolette i giocatori forse si rilassano un pochettino, e un pochettino troppo poi direi, perché poi è anche un peccato, dopo aver confezionato ad esempio due bellissime vittorie come quella con la Juve e con l'Inter, poi perdersi e perdere con il Monza, un avversario sicuramente importante, però di pari livello e alla portata del Sassuolo. Ultima domanda e ci salutiamo, che è quella che fanno dalla chat, ovvero se secondo te il Sassuolo è Berardi dipendente.
Penso di sì. Ma sai, quando hai dei giocatori così è impossibile non essere dipendenti. L'Inter da chi dipende? Ovviamente ha tantissimi campioni rispetto al Sassuolo, però se non fa gol Lautaro è chiaro, sì, segna Thuram, però ci sono anche le partite, vedi l'ultima ad esempio con la Salernitana in campionato, al 60esimo, insomma non ricordo il minuto preciso dell'ingresso in campo di Lautaro, l'Inter era ancora 0-0, poi entrando lui ha fatto qualcosa di irripetibile, forse comunque di incredibile, con 4 gol. Il Milan, senza togliere Leao, senza gli strappi di Leao, sì, c'è Theo, c'è Giroud, c'è Pulisic che è partito bene, però fa fatica. Il Sassuolo ancora di più, perché Berardi è riconosciuto da tutti, anche dai giocatori stessi, come il top player, certo, il coordinatore della squadra, è almeno uno step superiore agli altri, secondo me, lo ha dimostrato in tutti questi anni. Avrebbe meritato, a mio modo di vedere, un'opportunità in una big, così poi ci potevamo togliere anche il dente, no? Perché c'è sempre questo dubbio che aleggia attorno a Berardi, ma lo fa, ha fatto 100 gol perché gioca nel Sassuolo. Si diceva così anche di Natale, ad esempio. Poi abbiamo, non so se avete sentito, Buffon qualche mese fa, quando no, diceva di Natale è stato uno dei più grandi talenti addirittura del nostro calcio per lui. E ovviamente non sto paragonando Berardi a questo, però per far capire l'importanza che può avere, che riveste un giocatore di... Segnerà Baschirotto, sto leggendo il commento. Tutto rimane. No. Il Sassuolo è una squadra forte con un Berardi strepitoso. Posso... Merita rispetto, Andrea Ciccio, un secondo, merita rispetto, merita attenzione e farà una grande partita. Sono sicuro che bisogna ha degli splendidi tifosi che la seguono, poi, tra le altre cose. Quindi, altro che Baschirotto, bisogna stare molto attenti. Vai, scusami, Andrea. No, io, Antonio, una domanda in realtà di formazione. Domani mancherà Matteo Serriglia, vero? Chi giocherà al suo posto? E poi ti volevo chiedere, secondo te questo fattore dei 2 giorni di riposo in meno, perché Sassuolo ha giocato lunedì pomeriggio sera, noi abbiamo giocato sabato pomeriggio, 2 giorni, ho letto Dionisi, ha detto non dobbiamo trovare la scusa, il calendario, gli infortunati, però possono pesare soprattutto alla lunga, no? Durante tutta la partita, magari verso la fine, oppure secondo te il Sassuolo ha le alternative giuste per poter superare questo ostacolo? Secondo me possono pesare. Guarda, io di solito non mi attacco, lo metto tra virgolette, mai a queste cose. Però ci sono diverse situazioni da monitorare in casa Sassuolo. Ad esempio Ruan era uscito anzitempo, Pinamonti stesso, anche se Pinamonti non aveva nulla, aveva avuto la febbre la sera prima della partita, è sceso in campo, ha resistito per un'ora, poi un giramento di testa troppo forte per restare in campo, anche se, come ha detto Dionisi, sarebbe comunque uscito dal campo perché non stava giocando una grandissima partita, a differenza di quanto fatto alcune settimane prima. È un fattore che alla lunga può incidere. Certo, in panchina dovrebbero esserci ad esempio elementi come Castiglieco, che a San Siro con l'Inter, quando è entrato, secondo me ha fatto bene. Però come spiegava anche oggi Dionisi, noi siamo sempre lì a guardare il cambio, gli fanno, ovviamente l'allenatore in generale, dico, è permaloso, no? Quando perde tu gli fai la domanda del cambio, se la prende, perché sembra che tu sia lì, no? a punzecchiarlo sul cambio, io avrei fatto meglio, io così, io con lì. Però non sempre è così, e lui diceva, giustamente spiegava, è più facile, tra virgolette, entrare in una situazione come quella di San Siro, in cui tutto funziona, quindi anche chi entra dalla panchina può fare meglio che ad esempio entrare nel secondo tempo con il Monza, quando c'era il Monza ad attaccare. Il Sassuolo, secondo me, aveva un po' perso di brillantezza, e anche la tenuta fisica non è stata delle migliori nel secondo tempo, e giocare proprio in questa fase qui della stagione, 4 giorni dopo, avere 2 giorni di riposo in meno, su alcuni elementi, non su tutta la rosa, ma su alcuni elementi, secondo me, può incidere, perché poi, come spiegava Dionisi stesso, il primo allenamento completo, tutta la squadra l'ha fatto oggi. Pinamonti sta dicendo, Pinamonti, scusami. Pinamonti e Ruan, sì, Pinamonti e Ruan, posto... il gruppo con tutta la squadra hanno lavorato solo oggi, quindi ovviamente avere un altro paio, un giorno, insomma, se vogliamo, in più, avrebbe fatto sicuramente comodo. Per quanto riguarda invece la formazione, lì a centrocampo il ballottaggio principale,
perché Boloca, insomma, dovrebbe giocare. Il posto fisso garantito viene da tre grandi partite, secondo me, perché pure bravo Boloca, a mio modo di vedere, ha giocato molto bene nonostante la sconfitta. Non ci sarà Enrique, ed è la prima volta che capita. C'è sempre stato nelle amichevoli, ha giocato quasi tutte, anche fino al 90esimo, quindi sarà un'assenza comunque importante, perché Enrique è cresciuto tantissimo da gennaio in poi, ed è diventato ormai un perno di questa squadra. Secondo me dovrebbe giocare Torsved lì, l'anno scorso segnò, tra l'altro. Sì, ha segnato tra l'altro l'anno scorso, chissà, magari anche per la Cabala, Dionisi lo metterà in campo, non lo so, chi lo sa. Però col Monza ha giocato da trequartista, secondo me ha fatto una buona partita, anche se non ha il passo per fare il trequartista, non ha nemmeno il tocco e la tecnica, però il ruolo è cambiato ormai, è diventato anche un ruolo tattico, sì, quello del trequartista, e Torsved in questo caso lo può fare, con il Monza lo aveva fatto bene, però è un centrocampista, quindi può giocare lì. L'alternativa potrebbe essere uno tra Pedro Biang, c'è anche ovviamente il giovane Lipani, che dovrebbe essere convocato, oppure c'è Uros Racic, che è un classe 98 nazionale serba, che ha giocato una mezz'ora in totale con il Napoli e poi un scampolo di partita con il Verona e non si è più visto. Secondo me in questo momento, almeno da quanto ho raccolto, in vantaggio Torsved su Racic, che poi magari potrebbe entrare nella ripresa. Okay, perfetto. Battuta al volo, Antonio, battuta al volo. Ma la splendida famiglia Squinzi, sempre sul pezzo a Sassuolo per tirare avanti questa squadra, questa bella squadra di Serie A. Sì, sono insomma, hanno preso il timone, poi hanno preso le redini del club dopo la scomparsa del compianto padre del dottore. Sono, tra l'altro, il 2 ottobre sono 4 anni, sono stati 4 anni dalla scomparsa di Giorgio Squinzi, e poi qualche mese dopo andò via anche la moglie, Adriana Spazzoli. C'è Veronica Squinzi soprattutto, che è innamoratissima, mi raccontano, veramente presa. Quindi è sempre la famiglia che porta avanti tutto. Sì, sono due figli, c'è Veronica e Giorgio, però Giorgio, il maschio, inizialmente, anzi 15 anni fa, quando gli chiedevi, non io insomma, mi raccontavano i colleghi, quando gli chiedevi dell'interesse per il Sassuolo, per il calcio, lui non gli fregava veramente nulla, infatti qualcuno era preoccupato pensando al futuro, però al invece futuro. C'è Veronica, che è vicepresidente tra l'altro del Sassuolo, che è veramente presa dal Sassuolo, ed è sempre la carica, sa sempre usare le parole giuste. Era anche a San Siro, ad esempio, a tifare con la squadra quando può, viene al Mapei Stadium lì a Reggio Emilia, quindi per ora sicuramente resta nelle mani di Mapei e dei figli. Va bene, grazie Antonio. Veronica. Antonio, ti ringraziamo, alla prossima. Grazie a voi ragazzi, sempre un piacere. Buona serata. A presto, ciao. Beh, ragazzi, ci salutiamo anche noi. È fatta, perché... Vagnoni, è fatta. È fatta, come dicevo, la partita vera e propria sarà domani mattina alle 11. Io non posso fare da sincero con Carlo, che dice il compianto padre, purtroppo. Ah, perché scusa. Cioè, dai. Ma che cazzo dice Andrea? Una vergogna totale, ragazzi, davvero. No, però aspetta Filippo, torniamo seri. Prima di chiudere ti devo dire una cosa. Vai avanti, però prima di chiudere ti devo dire una cosa. Non riuscivo a non lo dire. Ah, scusami Andrea, guarda che tu sei maligno però, figlio mio. Io non so da che cazzo hai preso. Sei maligno. Ma scusa, uno dice il compianto, uno pensa chissà che tu hai pensato all'opposto. Ma guarda, sei tremendo, guarda. Va bene, sbagliati. Vabbè, quindi ragazzi, Sì, ci vediamo domani mattina. Allora, aspetta, per... aspetta. Carlo, ancora e basta. Ah, ok. Devo dire una cosa seria. Però dillo. Vabbè, ok, lo dico adesso. Hai ragione, vai. Allora, torniamo seri per un attimo. L'altro giorno è venuto a mancare un ragazzo che si chiama Federico. Si chiamava Federico. E tifosissimo del Lecce, come noi, che andava in trasferta e in casa tutte le partite, non se ne perdeva una. Volevo soltanto ricordarlo, rubavo 2 secondi in questa trasmissione per ricordarlo, sono sicuro che adesso Federico starà lassù
e tiferà Lecce insieme a noi ogni domenica, come ha sempre fatto. Ciao Federico, Ultra Lecce. Grazie. Chiaramente mi unisco al messaggio di Carlo. Penso che lo faccia anche Andrea assolutamente. Certo, certo. Niente, ragazzi, ci vediamo domani mattina alle 11. Grazie per averci seguito questa sera. Abbonatevi, no? Abbonatevi, dai. Ciao ragazzi, buonanotte.